Ventesima di eccellenza alla Franco Martelli di fronte Massa Martana e Spoleto, ma sedani inguaiati nella bassa classifica con grossi problemi di organico, tanto che in settimana la società è dovuta ritornare sul mercato. Squalifiche per Gesuele, Nulli Costantino e Prudenzi e inoltre l'infortunio di Alabastri. La società rossoblù ha ufficializzato l'ingaggio dei difensori Piermanno Ambrosetti dell'eccellenza laziale, ex Lupa Roma, e Gabriel Giuliano Marigliano dall'eccellenza veneta, entrambi subito a disposizione. Meno problemi invece per lo Spoleto, sia di organico che di classifica, a meno 6 dalla capolista Foligno. Partita giocata a viso aperto, dove nel primo tempo la formazione di Cavalli la gioca meglio sia sul possesso palla che nelle occasioni sotto rete, dove nella ripresa il Massa Martana riesce a guadagnare metri di campo e riuscendo ad acciuffare un pari meritatissimo, e dove non sono mancate le proteste. La cronaca ci dice subito che al settimo lo Spoleto si rende pericoloso con l'imbucata in area di Falconieri per Luparini, ma è bravo Tamburini a respingere con i piedi. Al diciottesimo lo Spoleto effettua la prima sostituzione, fuori Bellucci per infortunio e dentro Donnola. Al ventiquattresimo lo Spoleto si divora un gol già fatto, azione manovrata da Falconieri, Luparini con quest'ultimo che serve un pallone sul vassoio a Ubaldi, ma da due passi la punta biancorossa la mette sul fondo. Risponde il Massa al ventiseiesimo con Alessandro Angeli dal vertice sinistro, entra in area, prova la botta che costringe Zandrini alla respinta con i pugni, sulla quale Ferrante prova a metterla dentro, ma il giocatore rossoblù è in fuorigioco. Al 32esimo Peppoloni serve Falconieri sulla destra, entra in area, in marcatura arriva Bertoldi e nel contrasto il numero 10 spoletino cade a terra. Per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli 11 metri Falconieri spiazza Tamburini, 1-0 per lo Spoleto. È tutto qui per quanto concerne i primi 45 minuti di gioco, che vedono lo Spoleto in vantaggio per 1-0 sul Massa Martana. Entriamo subito nella ripresa, dove al 51esimo il Massa Martana si affaccia dalle parti di Zandrini con Alessandro Angeli che la scarica su Manni, ma il destro del numero 10 Massetano non inquadra lo specchio della porta. Al 61esimo grossa occasione per il Massa Martana, dove Manni è ben appostato, la mette bene per il tiro al volo di Alessandro Angeli, ma Zandrini ci mette una pezza con le mani. Sulla susseguente respinta Manni, ben appostato, prova di nuovo a metterla in rete, ma la palla carambola sul corpo di un difensore spoletino, dove secondo i giocatori massetani ci sarebbe un tocco di mani da parte dello Spoleto. Al 66esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il Massa protesta per un altro tocco di mano in area, ma non è dello stesso avviso il direttore di gara. Al 75esimo i padroni di casa si divorano la più ghiotta delle occasioni, dove De Santis da un metro la mette sopra la traversa. All'82esimo bella giocata di Falconieri, che in velocità supera Vichi, si presenta in area, tenta di piazzarla all'angolo più lontano, ma Tamburini non si fa sorprendere e respinge la sfera. All'84esimo invece il Massa, dopo un buon secondo tempo, riesce a raggiungere il pari. Manni dal vertice sinistro tiene palla, riesce a girarsi e a infilare un passaggio al centro, dove Alessandro Angeli, ben appostato, non può sbagliare. È il pareggio dei padroni di casa. 6 minuti di recupero, non succede più nulla a Franco Martelli e il risultato finale è 1-1 tra Massa Martana e Spoleto. Ma oggi con questo campo parlare di calcio mi sembra difficile. Però purtroppo noi sono 5 anni, facciamo questa categoria, non ci siamo mai lamentati con nessuno, è un mese a questa parte che ci stanno succedendo tutti i colori. L'arbitraggio di oggi ha toccato il ridicolo, forse dico poco, e ha fiscato un rigore a loro che l'ha visto solo lui. Il secondo tempo 3 rigori non dati, il portiere loro un'uscita su Joseph mentre sta calciando, tira alto, non ci dà rigore. La gestione dei cartellini è sempre a sfavore nostro, cioè io onestamente andare avanti così è difficile e onestamente ci sta passando anche un po' la voglia a noi. Quindi vedremo, valuteremo, finiremo la stagione come meglio vede e poi decideremo quello che fare, perché andare avanti con questo calcio per noi a Massa Martana è diventato difficile. Ma diciamo che noi abbiamo fatto un primo tempo, nonostante il campo, come ha detto lei, secondo me pure di qualità, nel senso che abbiamo giocato bene, abbiamo creato tanto. Il secondo tempo era un po' normale che ci fossimo un po' abbassati, perché comunque la squadra avversaria doveva riprendere la partita, il campo si era peggiorato di brutto. Nonostante questo però ci abbiamo avuto almeno 2 occasioni pulite per chiudere la partita, poi è normale che se non le chiudi. C'è una squadra, ripeto, l'avevo detto pure alla vigilia, forte, perché il Massa Martana, ripeto, al di là che sta lottando nei bassi fondi, è un organico forte.